La situazione è pesantissima perché le nostre aziende hanno bisogno non di lavorare, hanno bisogno di guadagnare per stare in piedi e per consolidarsi. E invece la ripresa che oggettivamente c'è stata dell'attività corrisponde a un'esplosione di costi, soprattutto quelli relativi ai consumi energetici, che è insostenibile. Le aziende sono fatte di un equilibrio delicatissimo tra costi e ricavi. Se i ricavi effettivamente dopo 2 anni di sofferenza, di tragedia pandemica, ripartono ma esplodono i costi, le nostre imprese non stanno in piedi. Quelle più strutturate vanno in crisi economico-finanziaria creandosi delle condizioni preoccupanti per il futuro. Io sono molto preoccupato per quelle più piccole, la condizione familiare, alle quali proprio mancano le risorse per far fronte a questi impegni. O si paga i dipendenti, o si pagano i fornitori, o si pagano le imposte, o si pagano le bollette. La situazione è veramente preoccupante. Io vorrei che in questo periodo di campagna elettorale, dove si sente promettere mari e monti, chi è impegnato in politica si facesse carico tra tanti problemi di prospettiva strutturali di questo paese, la riforma fiscale, la riforma previdenziale, ma se facesse carico delle emergenze contingenti del quotidiano. Io credo che un'azienda su 3 oggi sia oggettivamente a rischio di sopravvivenza. Vengono già a chiedervi degli aiuti per capire insomma un po' come comportarsi? La gente è disperata, non sa dove sbattere la testa perché i conti non quadrano, bisogna fare qualcosa subito.